76 anni. Con 4 bypass. Siamo al pronto soccorso, non c'è medici per visitare. La cosa che mi fa più rabbia è che non funziona niente. Purtroppo, devo venire qua, sta ad aspettare. E lei attende da 3 ore. Da 3 ore, sì. 3 ore per un accertamento, 3 mesi per un appuntamento. Benvenuti a Messina nell'ospedale Papardo Piemonte, centro di eccellenza coinvolto nello scandalo per l'assenteismo di medici e infermieri, dove spesso le corsie si svuotano, col risultato che la sanità rischia la paralisi. Stavo uscendo sangue e qua non se ne va. I nuovi dirigenti dell'ospedale hanno scoperto che tra le corsie vuote è stata collaudata una forma particolare di assenteismo, le malattie di massa. Abbiamo rilevato una assenza enorme di personale, soprattutto personale infermieristico. Parla di 70 infermieri. Sì. Ben 70 infermieri assenti contemporaneamente, tutti per malattia. Alcuni di loro però, in possesso di certificato medico che li dichiarava impossibilitati a lavorare, sono stati beccati mentre facevano consulenze per le ambulanze regionali del 118. All'ospedale sono risultati malati diversi infermieri per l'ospedale Papardo. E però in contemporanea sono risultati che lavoravano sull'ambulanza del 118. Erano malati e facevano i servizi del 118. Prestazione aggiuntiva. Soldi extra, sì. Soldi extra faticando meno, perché a Messina gli infermieri hanno 2 datori di lavoro contemporaneamente. L'ospedale e Mamma Regione che li stipendia con le ambulanze del 118. Avete mai notato qualcosa di strano sotto? Quando proviamo a chiedere chi siano gli indagati, veniamo allontanati. E lei non è autorizzato, deve andare in direzione generale. Dovevano lavorare, devono lavorare, se no rimane una casa. Questo è il licenziamento in tronco, perché c'è? I miei figli non ci vogliono.